Cari amici, buonasera. Riprendiamo la trattazione del frutto parlando dei cosiddetti frutti secchi, cioè quelli il cui pericarpo a maturità diventa legnoso o poioso. Distinguiamo i frutti secchi in frutti secchi deiscenti e frutti secchi indeiscenti. I frutti secchi deiscenti sono quelli che, una volta raggiunta la maturità, subiscono una lacerazione dei tegumenti e liberano i semi. Esempi di frutti secchi deiscenti sono l'omento, il legume, come anche la capsula, la silico e la siliquetta. Il legume è il classico frutto secco delle fabacee o leguminose, una grandissima famiglia. Ecco, questo frutto deriva da un carpello singolo che è saldato lungo due linee di sutura, ventrale e dorsale. Alla linea di sutura dorsale sono attaccati i semi. Classico esempio di legume è rappresentato dal frutto del pisello o di quello della fava. Il lomento, invece, mi serve di una nocciolina americana per spiegarlo, è un legume particolare che presenta delle strozzature, qui si vede meglio. Possono esserci due, tre, quattro articoli. All'interno di ogni articolo c'è un solo seme. Sono esempi tipici di specie con frutto il lomento, la sulla, come anche l'arachis ipogea, che fruttifica sottoterra, e il carrubo. Le carrube sono dei lomenti lunghi 10-20 cm, spessi e coiosi, con polpa carnosa e zuccherina, contenenti all'interno dei semi che hanno la caratteristica di avere un peso costante. Questi semi vengono chiamati carati e in passato servivano per la pesatura dei metalli preziosi ed in particolare dell'oro. Poi abbiamo la siliqua, che è il classico frutto secco deiscente delle piante appartenenti alla famiglia delle brassicacee o crucifere, cioè quelle il cui fiore è formato da quattro petali disposti caratteristicamente a croce. Ecco, la siliqua è sviluppata in lunghezza, mentre la siliquetta tende a essere isodiametrica. Esempio di specie che ha il frutto a siliquetta è la medaglia del Papa o lunaria annua. Questo invece è il classico frutto, è la Brassica rapa, subspecie campestris, nota con i termini di caulicedri, caulazzi o sinapi. Poi abbiamo la capsula, che è il classico frutto secco deiscente del papavero, del colchico, del lilium, eccetera, eccetera. Passiamo ai frutti secchi indeiscenti. I frutti secchi indeiscenti sono quelli che a maturità non si aprono, non fanno fuoriuscire i semi, per cui i frutti si staccano dalla pianta contenendo ancora i semi. Sono esempi di frutti secchi indeiscenti l'achenio, ed esempio di l'achenio l'abbiamo visto nella fragola, nel conocarpo della fragola, ci sono tanti piccoli acheni scuri e quelli sono i veri frutti. Poi gli acheni li troviamo anche all'interno del siconio, il frutto del fico. Sono acheni anche i frutti del tarassaco, dente di leone, come anche quelli del girasole. Poi abbiamo la samara. La samara è un frutto secco indeiscente che ha un seme e un'espansione alare notevole. In un'immagine noi vedremo due samare, quella dell'acero campestre, che è la samara disposta a 180 gradi, e quella dell'acero montana, che ce l'ha disposta a V. Quindi abbiamo la cariosside, che è il classico frutto delle graminacee, di molte graminacee. Ecco il grano duro, grano tenero, avena, orzo, riso, mais, eccetera, eccetera. In questo frutto, chiamato anche chicco, i tessuti del pericarpo sono strettamente compresciuti con quelli del seme, non si possono separare. Ecco, poi abbiamo la noce, che è un grosso frutto indeiscente con pericarpo poioso o legnoso, contenuto all'interno di un'altra struttura. Se la struttura è una cupola, noi abbiamo la cosiddetta ghianda, che è il frutto delle querce. Se la struttura è membranacea, siamo nel classico esempio del nocciolo, oppure se la struttura è formata da aculei ed è chiusa, siamo nel classico frutto del castagno. Una buona serata e appuntamento al prossimo martedì.